Alle 11 di oggi la chiusura delle urne in Molise, l'inizio dello spoglio, nella tarda serata i risultati della tornata elettorale in regione. In tutto il paese l'evidente carenza di medici di famiglia, problematica fortemente sentita anche in Molise, urgono soluzioni dai governanti. Scompiglio sulla Trinnina, autista alla guida di un auto articolato e stato di ebbrezza, i carabinieri hanno sanzionato, ritirato la patente e sequestrato il mezzo ad un 35enne. Due giornate di incontri nei luoghi della cultura, appuntamenti al Museo Sannitico di Campobasso e al Castello Pandone di Venafro. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT. Oggi si saprà chi sarà il nuovo presidente della Giunta regionale del Molise ed i nomi dei 20 consiglieri che siederanno a Palazzo Daimmo. Comunque vada, tutti sperano ci sia un cambiamento in meglio per una regione che appare in forte difficoltà. Una riflessione merita il fenomeno dell'astensionismo, sempre molto forte. Nonostante l'Istat ha certificato che al 1 gennaio di quest'anno i cittadini residenti in Molise erano complessivamente circa 290.000, quelli ammessi al voto sono concretamente oltre 327.000. Una discrepanza dovuta al fatto che tra gli elettori sono accreditati oltre 85.000 residenti all'estero. Un dato che segna di fatto un elemento importante, perché questi ultimi elettori non possono votare per posta, cosa che hanno potuto fare per le competizioni politiche e nel recarsi presso le ambasciate e i consolati, ma dovrebbero recarsi ai seggi e dunque tornare in Italia nei comuni di origine per esprimere il voto. Una circostanza questa che, considerando il valore totale degli iscritti nelle liste elettorali, produce una immediata quota fisiologica di astensione. A questo bisognerà aggiungere un dato che già in altre competizioni era stato rilevato, e cioè un aumento consistente di coloro che non si recano alle urne. Le dichiarazioni dei mancati elettori sono molteplici. Per numerosi esiste una disaffezione al voto, frutto di una distanza dalla politica, un non volerne sapere, una certa riluttanza ad esprimere una vera partecipazione alla macchina istituzionale e alle varie strategie politiche nazionali e locali. Per molti, al contrario, è il senso di un legame compromesso dalle tante vicende storiche che hanno minato i rapporti di fiducia con coloro che si propongono per occuparsi del bene comune. Questi cittadini affermano di non voler essere rappresentati da persone che non trovano la loro stima, perché pensano esclusivamente ai propri interessi ed agiscono senza pudori e ripensamenti. Una pratica però, questa del voto mancato, che viene contestata fortemente da coloro che affermano che bisogna esercitare il diritto al voto perché la scelta è sacrosanta e non scegliere è un passo davvero criticabile e deleterio. Intanto i numeri parlano che chi è chiamato al vertice di questa regione è stato individuato comunque da una grossa minoranza di elettori che, per chi viene eletto, può significare poca cosa, ma che comunque rappresenta un monito per l'intera classe politica, un punto importante su cui tutti dovrebbero davvero riflettere. Un problema serio nel Paese, ma se ne parla poco e soprattutto non viene affrontato adeguatamente da chi governa, dispone e decide. Si tratta della carenza di medici di base, che racconta la storia di oltre 2 milioni di italiani che sono rimasti senza il riferimento di un supporto indispensabile. Esiste nel Paese un problema che però viene sistematicamente snobbato da coloro che hanno scelto di occuparsi del bene comune attraverso il ruolo di governo nelle varie istanze istituzionali. Il problema è la carenza, sempre in crescita, dei medici di base, una carenza che ad oggi ha determinato la storiaccia che oltre 2 milioni di italiani non sono più seguiti da un medico di riferimento per le loro famiglie. Tutto perché non esiste un bilanciamento tra il pensionamento e le assunzioni,
un disequilibrio che ha creato carenze, al punto che molte delle aziende sanitarie territoriali, Molise compreso, hanno iniziato a produrre appelli e procedimenti vari per attrarre in Italia personale medico straniero. 2 milioni di persone senza medico di base vuol dire che oggi e nei prossimi 5 anni mancano e mancheranno all'appello operativo complessivamente ben 45.000 medici, 80.000 nei prossimi 10 anni. Il grido d'allarme parte dalle università. È qui infatti che lamentano la mancanza di una qualche adeguata programmazione, sottolineando il fatto che gli accessi universitari a medicina risultano sempre meno. Non si può tra l'altro negare che, come si afferma dall'Istituto di Medicina Generale, la scelta di occuparsi di medicina di base non è considerata particolarmente attraente da parte degli specializzanti, che ritengono il lavoro monotono e noioso e sicuramente meno significativo di quello svolto in corsia o nella specializzazione. La risposta al problema è nell'annuncio della ministra Anna Maria Bernini, che ha annunciato un ampliamento dei numeri per l'ingresso a medicina. La questione riguarda l'Italia intera e perciò anche il nostro Molise, che già soffre di una situazione complessiva nell'ambito della sanità, che dire mortificante e dire davvero poco. Ai mille e mille problemi strutturali, alle dismissioni di interi reparti ospedalieri, ai restringimenti dei diritti e delle tutele si aggiungono i medici che mancano. Ne sono almeno 130 tra quelli non presenti negli ospedali e quelli di famiglia. 130 medici che sono scomparsi dalla operatività quotidiana, dismessi dalla produttività perché pensionati, ma anche quelli spostati che sono andati altrove. La cronaca, malviventi in fuga e refurtiva recuperata, non è andato a buon fine il furto messo a segno nella notte in un bar del centro del capoluogo molisano, da cui erano stati portati via gratta e vinci, stecche di sigarette e soldi dal registratore di cassa. Il tempestivo arrivo dei carabinieri, a cui erano stati segnalati movimenti sospetti nella zona, ha costretto i responsabili ad abbandonare il sacco con quanto rubato a poca distanza dall'attività commerciale e a dileguarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è poi giunta anche una volante della polizia. Indagini in corso. Alla guida in stato di ebbrezza alcolica, scompiglio sulla statale 650 Trinnina, nei guai un autista 35enne. Sanzionato per molteplici violazioni al codice della strada commesse, patente ritirata e auto articolato sottoposto al fermo amministrativo. Nei guai, nel fine settimana appena trascorso, è finito un 35enne abruzzese che alla guida del mezzo pesante ha creato scompiglio sulla statale 650 Trinnina. La segnalazione di alcuni automobilisti è giunta alla centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Agnone. L'auto articolato in prossimità di un cantiere stradale regolato da semaforo provvisorio aveva azzardato manovre pericolose. Intercettato dai militari all'altezza dello svincolo per pietra abbondante, non si è fermato all'alt della pattuglia, continuando a viaggiare a velocità elevata e sbandando ripetutamente. All'uscita per Poggio Sannita, finalmente lo stop, l'autista è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico, che è risultato pari a 0,80 grammi per litro. È stata così contestata la guida in stato di ebbrezza alcolica. La Guardia di Finanza ha scoperto a Roseto degli Abruzzi un'area di 2.000 metri quadrati di proprietà di un italiano adibita a discarica abusiva. Un sito dove erano accumulati molti rifiuti pericolosi, climatizzatori dismessi, plafoniere con tubi al neon e gas nei contenitori a pressione, ma anche rifiuti non pericolosi come radiatori in alluminio, ferro e acciaio, tutti in stato di avanzato degrado, assai corrosi perché esposti agli agenti atmosferici e a diretto contatto con il terreno. L'area è stata sequestrata ed il proprietario denunciato a piede libero. In prefettura di Isernia si è riunito un tavolo di coordinamento per l'attuazione del protocollo d'intesa contro la violenza di genere. Un protocollo d'intesa volto alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza di genere. Questo è l'obiettivo del tavolo di coordinamento che si è riunito nel Palazzo del Governo di Isernia.
Oggi si riunisce la cabina di regia, che pure era prevista ed è previsto nel protocollo, con tutti i diversi soggetti istituzionali che coinvolti e che già hanno avviato, ognuno negli ambiti di rispettiva competenza, delle iniziative. La cabina di regia serve proprio per mettere a fattor comune quelle che sono le iniziative avviate o ragionare sulle ulteriori iniziative da implementare. La formazione è importantissima, è fondamentale, e diffondere, incominciando dalla scuola elementare, a discutere di un fenomeno, più che discutere, a parlare di un fenomeno e a lanciare dei messaggi comportamentali che poi i bambini, ritornando a casa, portano nelle famiglie, per cercare di innalzare il livello della prevenzione. Purtroppo il fenomeno è molto diffuso e ritengo che ci sia molto sommerso. C'è molto timore ancora nel denunciare. Non è un caso che, non è da oggi, ma è già da qualche anno fa, che il Ministero dell'Interno ha avviato iniziative finalizzate a innalzare il livello della prevenzione. Il Ministero dell'Interno con il Camper Rosa, ad esempio, il protocollo Zeus, ad esempio, l'app YouPol, che consente alle donne che si trovano in situazione borderline di attivare immediatamente le forze dell'ordine, ma importante è il messaggio culturale, fondamentale questo. Presente anche il questore di Isernia, Vincenzo Macri. Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto e abbiamo iniziato a fare da moltissimi anni su un tema così delicato, così sensibile come quello della violenza di genere e soprattutto quella diretta alle donne. Lo faremo in modo coordinato con tutti gli attori del protocollo, facendo sì che si fondano le buone prassi e le esperienze e da questo si possano fare ulteriori passi in avanti nel contrasto a questa fenomenologia. L'amore che cura, il potere della relazione terapeutica, il titolo del convegno svoltosi ad Isernia per parlare del comportamento dei disturbi alimentari. Un convegno organizzato in ricordo di Ernestina D'Alessio, psicologa psicoterapeuta scomparsa prematuramente lo scorso anno. La dottoressa D'Alessio era impegnata da anni nella prevenzione e cura dei disordini alimentari, tema centrale dell'evento. Per ricordare una collega che è Ernestina D'Alessio, che è stata la fondatrice, una delle fondatrici della società scientifica Siridap e si è impegnata per tanti anni in questo settore. Poi per parlare della grande epidemia che in questo momento colpisce l'Italia, ma tutte le regioni e quindi anche il Molise. È importante costruire strutture, personale specializzato, perché bisogna intercettare presto queste patologie, perché di queste patologie si può guarire. I numeri sono altissimi, in Italia sono circa 3 milioni di persone, in Molise sono 5.000 persone ammalate di disturbi alimentari di tutte le fasce di età, quindi è molto importante costruire strutture specializzate, perché invece ancora forse nel Molise c'è un po' di scarsità e quindi le persone sono costrette a uscire dalla regione. Il Ministero della Salute ha stanziato un grande fondo di 25 milioni per tutte le regioni, anche il Molise, quindi con quei fondi potremo fare delle cose importanti. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Isernia e dall'Ordine degli Psicologi del Molise. Sono molto emozionato perché la dottoressa, tra le altre cose, era anche mia madre, quindi per me è un motivo di grande orgoglio aver lavorato per l'organizzazione di questo evento, anche alla luce delle deleghe che ho voluto fortemente dal sindaco, quelle connesse alla promozione del benessere e delle attività psicologiche sul territorio. Oggi abbiamo la fortuna di avere qui sul territorio uno dei massimi esperti, che è la dottoressa Laura Dalla Ragione, e speriamo che possa essere il primo passo di tutta una serie di attività da mettere a terra e da rimettere a terra sul territorio e che possano fungere in un certo senso da start point per l'attivazione di servizi connessi alla prevenzione e alla salute di un disturbo che è quello del comportamento alimentare, che spesso si associa solo con l'anoressia o la bulimia, ma anche altre forme diverse come la bigoressia, che è una nuova forma di disturbi alimentari e che spesso viene anche sottovalutata. E sono veramente emozionato, e soprattutto per il quantitativo di gente, perché quello che facciamo è cerchiamo di raccontare con il nostro lavoro, con la nostra professione, nuove storie rispetto a quello che i pazienti, le persone si sono raccontati fino ad allora.
quindi magari si spostano un po' più in là. E per fare questo ci vuole tanto amore, e da lì il titolo dell'evento e la scelta del tema, che è l'amore che cura. La scuola edile del Molise, in sintonia con i contenuti dell'iniziativa denominata Trasformazione, che promuove la crescita della cultura del lavoro e della sicurezza in edilizia, ha bandito il concorso Edilmovie, che prevede la realizzazione di un video sul tema di un racconto di mattoni, in mattoni. Si tratta di produrre una storia vera o immaginaria che costituisca uno strumento di promozione del lavoro in edilizia e di come possa essere migliorato. Il bando, visibile sul sito internet della scuola, prevede numerosi premi in denaro. Giovedì 29 e venerdì 30 giugno, nuovi incontri di archeologia e arte al Museo Sannitico di Campobasso e al Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro. Nuovi eventi nei luoghi della cultura di Campobasso e Venafro nei prossimi giorni. Si parte giovedì 29 giugno alle 17.30 al Museo Sannitico del Capoluogo Molisano con la sesta conferenza del ciclo Paesaggio Pentro e Mura Poligonali. Parlerà l'archeologo Bruno Sardella sul tema Le fortificazioni sannitiche nel contesto dell'Alto Molise, poi spazio al dialogo con l'ospite. Il Museo Sannitico sarà aperto dalle 8.15 alle 19 con entrata gratuita in occasione dell'incontro dalle ore 17.15. Il giorno seguente, venerdì, alle 16.30, al Museo Nazionale del Molise di Castello Pandone, a Venafro, Memo Cantieri Culturali, in collaborazione con il MIC, Direzione Regionale Musei Molise, presenterà il libro Dialoghi sull'affresco, l'arte come ordalia. Quattro lezioni sull'affresco all'Accademia di Brera, a cura del maestro Vincenzo Sorrentino. Il libro raccoglie in quattro capitoli le lezioni fondamentali del corso ventennale di teoria e tecnica dell'affresco tenute dall'autore presso l'Accademia di Brera. Attraverso lo studio dei trattati dell'arte che ne descrivono la pratica, Sorrentino ha inteso avviare un percorso filologico di una tecnica antica in auge fino alla metà del XIX secolo. Si tratta dunque di un approfondimento sulla praxis nel periodo storico che va dalla fine del 1300 alla metà del 1500, allorquando si passa dalla tecnica medievale a quella moderna. Esemplare in questo senso è l'arte di Michelangelo. Gli affreschi del maestro infatti rappresentano l'acme di questo tragitto, del quale viene descritta la tensione mistico-religiosa in cui il buon Arroti spinge la sua arte fino ad entrare in una sorta di percorso ordalico. La presentazione sarà seguita alle ore 19 da un'esibizione musicale del soprano Federica D'Antonio e del pianista Marco Petti. Seguiranno inoltre visite guidate di Memo Cantieri Culturali e APS. Per l'occasione il Museo Nazionale di Castello Pandone sarà aperto fino alle ore 23 con bigliettazione ordinaria. Ad Isernia, nei giorni del 29 e 30 di questo mese, si svolgerà il primo Festival della Cipolla Bianca, che avrà luogo in Piazza Andrea di Isernia. All'interno della manifestazione il convegno intitolato Lo sviluppo della cipolla bianca nel capoluogo di provincia, identità storica e prospettive per un rinnovato rilancio. Tra gli interventi previsti quello dell'esperto Mauro Gioielli e dell'agronomo Giacomo Verrecchia. La compagnia terza classe apre la rassegna Sui binari della solidarietà. Domani, martedì alle 20.30, alla Sala Teatro del Dopolavoro Ferroviario di Campobasso, una nuova replica della commedia di Di Maio, Trieste ma Mujerta. Parte così la mini rassegna finalizzata alla raccolta fondi organizzata dal DLF di Ravenna a favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole caldo oggi sulle regioni del centro-sud dell'Italia. Dalla sera cielo stellato ovunque. Le temperature sono comprese in Molise dalla minima di 21 gradi a Campobasso fino alla massima di 29 ad Isernia e per l'Abruzzo dai 15 dell'Aquila ai 29 di Pescara. Ventilazione settentrionale, calmo il medio Adriatico. Sereno e alta pressione anche domani sulle due regioni. Valori climatici in ulteriore aumento.
A Camerino la finale dei campionati nazionali universitari 2023 per il Cus Molise Federico Tommasini, impegnato nella gara dei 1500 metri, ha chiuso con il crono di 4 minuti 14 secondi e 52, suo nuovo primato personale sulla distanza che gli è valso la 24esima posizione finale. Marcello Scarlato Douglas ha disputato gli 800 metri completati in 1 minuto 53 secondi e 91, crono in linea con il suo personale, per lui un settimo posto in batteria con 14esima posizione nella classifica generale. In campo femminile sui 5.000 metri Maria Grazia Biscardi ha chiuso undicesima con 20 minuti e 3. Calcio a 5, Lucas Bocca, centrale brasiliano classe 1994, il secondo colpo in entrata per il circolo La Nebbia Cus Molise, giocatore esperto già da diversi anni in Italia, nell'ultima stagione ha conquistato Coppa e Campionato con la maglia del Sala Consilina, in precedenza ha giocato con Salinis, Bernalda e Real San Giuseppe, ora è pronto ad una nuova avventura. Si sono chiuse a Campitello Matese le iscrizioni al circuito nazionale di basket 3 contro 3. In campo scenderanno da mercoledì 28, dopodomani, le categorie giovanili e senior, maschili e femminili per la prima volta in Molise. Una tappa organizzata dal Comitato regionale della Federazione Pallacanestro. Annullata causa il forte vento a Rio Vigo di Termoli, la prova in mare di vela valevole per il campionato classi laser. Le condizioni meteo particolarmente difficili non hanno permesso lo svolgimento delle regate. Gli equipaggi giunti in Molise sono scesi così in acqua solo per un allenamento comune. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci.